Ben ritrovati amici di FVG Sport Channel con l'appuntamento del martedì sulla Serie D, a tutto campo Serie D. Oggi, come potete vedere al mio fianco, non c'è un allenatore, non c'è un calciatore, oddio, il calciatore l'ha anche fatto nel Carnico, sono trascorsi di cui probabilmente oggi non parleremo. Massimo no. Radina, l'avete sicuramente riconosciuto. Ciao Marco, c'è Carnico Serie D. Non avrei nessuna competenza per parlare, insomma. Beh, per parlare probabilmente sì, forse per giocare dovremmo parlarne. Non c'è Gianluca Birtig, il tecnico del Tamai, doveva essere qui con noi per parlare del momentaccio della sua squadra, per parlare anche del suo futuro da allenatore, se sarà ancora tra le furie oppure no. Non ha potuto venire per un improvviso problema di lavoro, ovviamente noi lo salutiamo, gli facciamo comunque l'in bocca al lupo. Massimo, abbiamo due malati gravi nel nostro campionato di Serie D, nel nostro girone di Serie D, sono Tamai e UFM. Parliamo prima del Tamai, ti do solo due dati Massimo. 5-1 a Marano, la seconda cinquina che prende dopo quella presa dalla Sacilese, 19 gol subiti, la peggior difesa del girone e soprattutto nel 2013 nel girone C è quella che ha fatto peggio in assoluto di tutti. Cosa sta succedendo? Hai capito qual è il problema di lavoro di Birtic? Sì, probabilmente il problema di lavoro di Birtic è no, questo. Stiamo scherzando. Scherzo naturalmente. Cosa sta succedendo? Io penso sempre che in ogni rapporto, quando dura da tanti anni, ci possa essere qualcosa che non va, quindi può essere una delle problematiche del Tamai, secondo me, poi ne parleremo in questa puntata, sicuramente ci può essere anche una questione che davvero Birtic ha fatto i miracoli per anni e davvero ha avuto quello che meritava come squadra? Siamo sicuri del lavoro? Sappiamo, non voglio entrare nei dettagli, insomma il direttore sportivo è un ottimo direttore sportivo, però forse qualche acquisto in più doveva farlo, io credo anche questo, fermo restando che, ripeto, un cambio dopo tot anni in qualsiasi categoria serve, anche in Serie A. Nonostante poi siano arrivati Motta, Ortolan, Davide Furlan da ultimo, è una squadra che a vederla non la metteresti mai in fondo alla classifica, no, beh, allora proprio è quello che dici tu. In fondo alla classifica assolutamente no. Beh, vedi anche l'acquisto di Motta, abbiamo visto Bonazzoli che acquisto è stato. Allora, non voglio paragonare Motta a Bonazzoli, se devo scegliere uno dei due io scelgo Motta, però non è facile venire in D, fare la differenza, che motivazioni hanno questi giocatori in D? Quindi secondo me fa, e lo dicevo sempre quando parlavano, Godeas, cosa sta facendo Godeas? Questi nomi qua, in queste categorie, non è detto che facciano una differenza, al momento non la stanno facendo, mi tengo tutta la vita Zubin, hai capito? Ti tieni tutta la vita Zubin, non si è tenuto Bonazzoli il Marano, adesso lo possiamo dire, è diventato ufficiale, Emiliano Bonazzoli lascia il Marano Vicentino, lascia anche un bel gruzzolo di denaro che gli passava gentilmente, mensilmente la squadra di Rino Dalle Rive, il presidente del Marano, e ci sono voci che parlano di un interessamento del Cittadella che ha i due attaccanti infortunati, quindi un ritorno in Serie B per Bonazzoli. Beh, insomma, noi abbiamo visto Bonazzoli al Bottecchia, niente di che in Serie D, insomma, aveva partito, la catena giù. Sì, è partito anche dalla panchina, no? E già lì mi sorprende. Se io, presidente, do a te allenatore Bonazzoli e lo tieni in panchina, o sei impazzito, non credo, o ci sono altri problemi. Se a Bonazzoli non gli va di giocare in Serie D, non ci venga, vada a prendere i suoi giusti soldi da giocatore da un'altra parte, non penso ne prendesse pochi, sicuramente più di noi due che parliamo di lui. Questo è certo. Ecco, e quindi insomma non mi sorprende che se ne sia andato, ecco, dal Marano Vicentino. Marano Vicentino, più che pensare a Bonazzoli, deve pensare a come fare per giocarsela a due col Pordenone. Ecco, è una buona squadra, è una grande squadra, però secondo me come rosa mi tengo anche qua tutta la vita la rosa costruita da Pinzing, che quest'anno è stato bravissimo. E ne parleremo dopo la pausa pubblicitaria di questa lotta a due e soprattutto della rosa allestita da Pinzing, che regala sempre ogni domenica belle sorprese. Torniamo un attimo al Tamai, affondiamo il coltello in questa crisi del Tamai. Tu parlavi del cambiamento che potrebbe essere salvifico in questo momento, ma non si poteva allora cambiare in estate, perché è il solito discorso, si va a cambiare alla nona giornata di campionato. No, allora
Io credo che cambiare, è chiaro, giornalisticamente, se oggi faccio l'ospite, se facessi il conduttore punterei su questo la puntata, come giustamente fai tu, perché ci si chiede questo, anche oggi su Messaggero Veneto, il nostro amico e collega Bertolotto parlava di Birtis, no? Però io non sono così convinto che da quelle parti vogliano cambiare Birtis, perché bene o male un allenatore che ha dato così tanto a una squadra, è difficile che lo metti subito, sono passate 9 giornate, non è poi così poco, ma non lo metti già in discussione. Allora giustamente o lo cambi in estate, sono d'accordo con te, o a un Birtis gli dai ancora un po' di giornate, c'è l'Union Ripa, no? C'è l'Union Ripa, cioè, data mai, dicono tu, Union Ripa decisiva però, Massimo, vinci con l'Union Ripa ti salvi. Oddio, no, questo non lo dico io, non lo direi, però mi vuoi io dico, vuoi vedere che il Tamai mi perde con l'Union Ripa? Decidi tu, dice la grafica, cioè io credo che il Tamai non possa perdere poi con l'Union Ripa. Allora sì, che aspetto domenica e dico, perdo anche questa, e qua allora bisogna fermarsi un attimo e cambiare qualcosa, ma non questa settimana, non accadrà mai. Io sono convinto che con l'Union Ripa il Tamai abbia le qualità per farcela. Le qualità molto probabilmente ce le ha. Tu non pensi alla possibilità delle dimissioni di Birtis proprio escluse? Allora, Birtis è riuscito a portare Motta, credo che abbia un ruolo decisivo. L'ha portato lui, sì. Conosce benissimo l'ambiente, per fare, dopo ti dico perché ho detto questa cosa di Motta, se vuole bene l'ambiente e se si rende conto che lui non ha più niente da dare, si può rimettere, perché è una grande persona oltre che un grande allenatore, ma uno che ha portato Motta, accettato e ci crede ancora al Tamai e negli ultimi anni aveva comunque possibilità di andare da altre parti, non credo abbia la voglia di dimettersi, ma abbia la voglia di provarci ancora, e la società gli deve dare 1/2 chance ancora. 1/2 chance, 1/2 colpi fra poco nel mercato di dicembre? E non sarebbe male. Non sarebbe male, soprattutto dietro dove il Tamai veramente è diventata la difesa con la Broda. Abbiamo al telefono, proprio abbiamo parlato di lui, abbiamo Alberto Bertolotto del Messaggero Veneto, oggi un suo pezzo proprio sulle colonne del quotidiano di Pordenone, in cui attacca anche il Tamai, però insomma fotografa un momento difficile. Alberto, se ci senti, innanzitutto benvenuto qui a Tutto Campo Serie D. Grazie a voi per avermi chiamato e per avermi invitato, buongiorno a tutti. Ecco Alberto, con me, come saprai, c'è Massimo Radinet, ti faccio una domanda bruciante. Birtis rischia davvero? Il Tamai si priva del suo Ferguson, possiamo chiamarlo così, dai, del suo allenatore fidelizzato, sì o no? E soprattutto, è vero che c'è De Agostini dietro? Ma questo è quello che dicono i rumors, è una cosa che anche lo stesso Birtis sa, è una cosa che la società comunque proverà a fare nel momento in cui domenica non dovesse andare a buon fine la partita, non tanto perché per la sconfitta, ma proprio perché arriverebbe contro l'Union Ripa, cioè contro una squadra che è al penultimo posto della serie. Se non vinci con questo, con chi altro devi vincere? Quindi la scossa è un qualcosa che si pensa Tamai, è un qualcosa che alcuni dirigenti, anche interpellati a microfoni spenti, non hanno nascosto, non hanno detto sì, però non hanno detto quel no secco come sarebbe successo in altre situazioni. Sarebbe sicuramente una novità per il Tamai, visto che nella sua 49 storia ha cambiato allenatore soltanto una volta, ai tempi di cambio Brusadini e Rodi, ai tempi dell'eccellenza, ed è una cosa che potrebbe in questo momento servire per svegliare una squadra, perché gli elementi ci sono, se si accetta magari la difesa che andrebbe anche un attimo rinforzata. Io giro a te una domanda che ho fatto a Massimo pochi secondi fa: cambiare allenatore alla 9ª giornata? Non era meglio farlo in estate? Col senno di poi sono bravi tutti, però è un'abitudine tutta italiana questa, serve poi realmente? Ma questa è un'osservazione giusta, soprattutto nel caso del Tamai. A mio parere il rapporto
secondo me si è un po' trascinato, nel senso che forse andava interrotto, perché comunque 5 anni sono stati tanti. Birtig ci crede, ma non ci crede come all'inizio del secondo anno, forse è anche un po' normale, perché comunque sono 6, questa sarebbe la 6ª stagione, ci mette professionalità, ci mette la passione che ha nel suo lavoro, ci crede un po' meno ed è normale, credo, rispetto a 2 anni fa o a 3 anni fa, quando insomma Sotomayor arrivò al 3º posto dietro il Venezia e il Treviso. Si poteva cambiare prima, non lo si è fatto. Ad ogni modo, diamo tempo alla partita contro il Ripa, magari il Tamai vince 4-0 e sarà tutta un'altra storia. Certo è che la tua osservazione è giusta, è un cambio magari in estate sarebbe stato forse più intelligente, anche se appunto di fronte c'è tutto il tempo per rimediare a questa classifica, agli sbagli che appunto sono stati fatti, quindi cambiare allenatore. Si parla di Stefano Di Agostini. Di Agostini andrebbe di corsa a Tamai, perché è una società seria che lascia lavorare e che appunto tutte quelle cose che a Di Agostini piacciono. Sì, fattibilissimo Di Agostini, è vero, anche perché, tanto ciao Alberto. Ciao Massimo. Fattibilissimo perché è vero, mister, lo sappiamo perché è nostro amico e di casa, ha una gran voglia di rientrare, no? E proprio facendo un discorso anche amichevole con lui, analizzava questa cosa, è l'anno peggiore per essere fermi. Per quale motivo? In Serie D c'è corsa 2, no? Quasi già delineata. E quindi movimenti in panchina di un certo tipo, quali potrebbero essere, punto di domanda, anche appetibili? Effettivamente, non per tirare la Birtig, purtroppo, l'ultima cosa interessante è la piazza di Tamai, perché poi altrimenti cosa ti vai a cercare? Altri problemi in altre zone o campionati anonimi che possono uscire? Non so se condividete. No, sì, assolutamente. Tamai è una società che tra l'altro ha materiale, non dimentichiamoci che domenica scorsa ha debuttato, seppur si sia infortunato subito dopo 5 minuti, Davide Furlan, che è comunque un signor giocatore per la categoria. Ci sono Petris, ci sono Hagan, c'è Ortolan che l'anno scorso giocava nel Pontedera in Lega Pro, davanti c'è un giocatore come Motta, c'è Conte, c'è addirittura un Riccardo Zambon che è a casa ma è tuttora tesserato per i Tamai, quindi a dicembre o già adesso potrebbe tornare utile subito nel momento in cui si dovesse cambiare allenatore, quindi Tamai sarebbe la miglior soluzione per uno che entra in corsa, a meno che ovviamente magari non si aspettino clamorosi colpi di scena da Marano, dove insomma l'ambiente è sempre in ebollizione, dove sì, esatto, è andato via, però c'è quello lì, però magari sai, effettivamente è un'ipotesi, però mentre Tamai il nome buono e veramente probabile è quello, in una piazza come Marino, come Marano, De Agostini rischia però di essere il secondo nome, anche se per me è un grande naturalmente, però rischia di essere il secondo nome. Chiudo qua. Alberto, noi ti salutiamo, ti ringraziamo tantissimo, torna ovviamente a trovarci anche qua in studio nelle trasmissioni, nella mia, in quella di Massimo Radina, sei sempre ospite gradito. Noi andiamo avanti. Grazie mille a voi e buon lavoro. Grazie Alberto. Anche perché se mi toglie De Agostini con questa tirata ho bisogno dell'ospite, o facciamo un cambio. Puoi prendere Birtig. In caso che prendiamo Birtig. Se viene puoi prendere Birtig. Parliamo dell'altro malato brevemente, l'UFM. L'UFM è un punto addirittura in meno del Tamai, qui è un discorso diverso, l'organico non è lo stesso del Tamai, ci saremmo aspettati l'UFM in quella posizione, però 0-2 con il Trissino Valdagno, diretta concorrente. Guarda, è l'ultima sconfitta quella che ha fatto male, no? Nave alla deriva, non ancora, c'è tutto il tempo per rimetterla in per raddrizzarla, no? Un falcone che è terra di navi, esatto, esatto. Di grandi navi. Diciamo che forse quando hanno costruito questa nave sapevano che non si poteva pretendere di varcare quali orizzonti, insomma, per restare in metafora. Certo è che l'ultima sconfitta col Trissino fa male, perché appunto lì ti aspetti l'UFM che dà continuità e che non può perdere 2-0, qualche occasione l'ha avuta, abbiamo le immagini, insomma, ne abbiamo parlato, abbiamo visto le immagini anche ieri, però cosa ne esce? Ne esce che manca
un attaccante importante per la categoria, a Campora è un buon giocatore, in eccellenza è un fuoriclasse, anche in Serie D è un buon giocatore, ma deve avere una punta che ha esperienza e che ha gol nelle gambe, cosa che purtroppo io speravo un po' in Raboni. Perché una squadra che segna pochissimo lo FM. Segna troppo poco. Raboni l'ho visto in formissimo quest'estate, molto più in forma di quello che era a Trieste. Mi aspettavo un exploit, effettivamente questi gol anche lui, che è stato un grande giocatore, per certe categorie lo è ancora, quei gol non ce li ha più in Serie D. Manca però, siamo chiari, anche un difensore di un certo tipo. Quindi insomma, due pedine all'UFM mancano. Mi ha sorpreso, Marco, che domenica ci sia stata la contestazione un po' dei tifosi, contestazione per modo di dire, insomma, qualche lamentela, con tanto di presa di posizione di contento che ha chiesto scusa sui social alla società, ai tifosi. Ecco, questo mi suona strano, perché lì vivono dell'entusiasmo, del cuore, della grinta, questo è Monfalcone, e se rischiano di perdere questo, la stagione fa ancora più paura. Quindi spero che rientri, che i tifosi capiscano, che i tifosi però, anche se non arriverà qualcosa dal mercato, questi giocatori comincino a fare qualcosa di più, perché altrimenti è durissima. Qua ci si salva solo col cuore adesso. E non rischia Giuliano Zoratti in questa situazione, Massimo? Ma sai come fai? Allora, Zoratti effettivamente la D, se dobbiamo essere sinceri, si è preso due, prima aveva l'ESM, adesso l'UFM, e due situazioni non facili, cioè è tornato lui, che è un grandissimo allenatore, in D con situazioni non facili. In eccellenza anche lui, ormai la categoria la vince ad occhi chiusi, in Serie D magari anche Zoratti è un nome che ha perso un po' di consistenza, dico io, forse, però che cosa ti inventi? Cioè, se Zoratti è in discussione, e allora siamo in discussione tutti. Cioè, non a questo punto sì, si tratterebbe solamente di mettere le mani su un miracolo a quel punto, no, ma lì. Perché io Zoratti dico, non si può toccare Zoratti, ma non verrà toccato, perché il presidente Brugnolo ha una stima clamorosa in lui, e ci mancherebbe altro. Qui servono due giocatori, non serve un allenatore nuovo. Due, non te ne dico cinque, due, però due servono. Ti interrompo, Massimo, perché abbiamo, lo volevamo fortemente, alla fine è arrivato, il direttore sportivo del Tamai, Renzo Nadin, quindi andiamo un po' lunghi con questa prima parte di trasmissione, ma lo facciamo per un buon motivo. C'è colui che ha costruito la squadra di quest'anno e non solo di quest'anno, Renzo Nadin, benvenuto a Tutto Campo Serie D. Sì, buonasera a voi. Ecco, allora, noi abbiamo parlato a lungo del Tamai in questa puntata, il momento è sicuramente difficile, la mia domanda è bruciante, è l'unica domanda che si può fare in questo momento. È decisiva la partita contro l'Union Ripari domenica? Ma per quanto riguarda il risultato da ottenere, senz'altro, cioè la società si aspetta i tre punti, d'altronde è l'unica medicina in questo momento che può guarire da questa situazione delicata. Questo noi aspettiamo assolutamente, questa partita per poter incamerare questi tre punti che ci darebbero, oltre al passo in classifica, ci darebbero anche poi fiducia per le prossime partite. Questo è fondamentale. E dal punto di vista tecnico invece, direttore, dal punto di vista della guida tecnica, chiaramente andiamo al sodo, da quel punto di vista invece è decisiva oppure rimane ancora la fiducia in quello che è il vostro tecnico ormai da tantissimo tempo? Io in realtà penso di essere più longevo dei direttori sportivi in regione, perché sono 17 anni che sono a Tamai e in 17 anni che ci sono non abbiamo mai sostituito un allenatore in corsa, questo penso sia un dato di fatto importante. È naturale che le domande siano sempre oltre la guida tecnica in questa fase, dove chiaramente non c'è un mercato aperto, perché fino a dicembre non si può intervenire, per cui diciamo che la soluzione, la logica direbbe questo, però in realtà noi fino si può parlare di costruzione della squadra fino al 29 di settembre, quindi agosto e settembre, dove c'era
tutta la preparazione, le amichevoli, i vari tornei, la Coppa Italia e il campionato, abbiamo perso una sola partita in Coppa Italia a Pordenone di misura 2-1, quindi ci sono stati quei segnali premonitori in questi primi due mesi di preparazione. Qui pensiamo di dare una svolta con domenica, altrimenti la società ha tante idee, ma chiaramente vuole mantenere la categoria, per cui assolutamente aspettiamo questa partita come la partita che ci possa in parte risolvere i problemi. Scusi Nadine, rapidamente, sono Massimo Orari, nella saluto intanto. Parlavo prima con Marco, che purtroppo, sa, io dico che allenatori come Birtis o come Zoratti, quando possono essere in discussione anche loro, vuol dire che è difficile poi trovare il senso, perché Birtis a Tamai per me resta abbastanza difficile da discutere, però mi fa capire anche lei che purtroppo di fronte ai risultati che non arrivano non è che si discute Birtis, ma si deve dare una svolta. Cioè, mi fa capire che se dovesse succedere qualcosa di brutto, e ci auguriamo di no, con l'Union Ripa, non si mette in discussione il lavoro di Birtis, ma è l'unica soluzione perché il mercato è troppo lontano. Vediamo cosa succede domenica, dopodiché ci saranno degli interrogativi a 360 gradi e siamo tutti in discussione, perché è normale che ci sono degli sponsor dietro, ci sono dei consiglieri dietro che propongono come soluzione quella di sostituire eventualmente il tecnico, però io, il presidente e quelle persone che sono più vicine alla squadra, prima di fare questo tipo di mossa dovremmo proprio veramente arrivare al punto che domenica, non so, perdiamo la partita malamente, e allora magari anche noi dopo valuteremo tutte le soluzioni che ci sono, insomma. Però ripeto, abbiamo ancora questa speranza di poter insieme andare avanti, perché abbiamo una rosa onestamente che può ancora rientrare nel gruppone di centro classifico, per cui questa è l'idea. Grazie mille. Sporco. Ringraziamo il direttore sportivo del Tamai, Renzo Nadin, preziosa la sua testimonianza del momento della squadra, e noi andiamo in pubblicità e poi chiudiamo. Nuovo ristorante Antica Osteria I Tupi. Antica Osteria I Tupi, ristorante e wine bar a Palazzolo dello Stella, via Nazionale 59. Per info e prenotazioni 0431 58 041. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita. La passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica. Il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Imper è il fornitore più importante per Fincantieri in Italia.
un'impresa legata al territorio, veste l'intero settore giovanile dell'Unione Fincantieri Monfalcone. Dal 1981 Imper, costruzione celle frigorifere, in via Grazia Deledda a Staranzano. Cerchi un'idea originale? Scegli Roberto Tonizzo Acodroipo, che da più di 20 anni propone ai suoi clienti soluzioni creative e di qualità, specializzati nella produzione di timbri in gomma incisi al laser, targhe, cartellonistica. La nostra clientela abbraccia tutte le categorie, dal privato all'artigiano, agli enti pubblici. E poi le società sportive. Da Tonizzo c'è un'ampia scelta di coppe, targhe e trofei. Rendi ogni momento speciale. L'idea giusta la trovi qui. Premiazioni, regali, t-shirt e tanti gadget personalizzati con una grafica accurata e attenta al dettaglio. Roberto Tonizzo ti aspetta a Codroipo. Cercaci anche su Facebook. Sono arrivati loro, quelli che si sono persi il rigore di Donadoni a Napoli e quello di Baggio in America. Loro, che il rigore di Grosso in Germania l'hanno visto quando avevano solo 10 anni. Loro, nati nel 1996, che fanno gol così. Enrico Berzotti ha fatto spellare le mani al Bottecchia. Lo aveva sorpreso nel derby, lo ha incantato domenica. Il tutto senza aver visto giocare gente come Maradona o Platini. Niente Dream Team, niente Prost contro Senna. E allora, questo qui non è più un gol alla Signori, è un gol alla Van Persie. Nasceva esattamente 17 anni fa Berzotti, il 29 ottobre 1996, con il grande Parma di Crespo e Buffon, che era secondo in Serie A. Proprio il Parma che vorrebbe portarselo a casa. Se ci devi andare, fallo tra qualche mese, ma prima facci divertire ancora un po'. Rieccoci quindi, ultima parte di A Tutto Campo Serie D. Occhio sul Pordenone, occhio sull'unica squadra in Italia dalla Serie A alla Serie D, quindi stiamo parlando veramente di tutta Italia a non aver ancora subito gol. Un altro poker, Massimo, ormai non sappiamo neanche più cosa dire noi del Pordenone, non possiamo neanche criticarla. Infatti, per questo l'ultimo blocco sarà cortissimo, no? Sarà corto. Parla solo sul campo il Pordenone e quindi giovane, unico, imbattibile, al momento è vero, no? È verissimo, c'è questo Berzotti, poi c'è questo Berzotti, Massimo, dimmi qualcosa di questo Berzotti. Gli abbiamo dedicato la clip, ma come volevi non dedicargliela? No, giustamente la clip iniziale, la copertina, no, di questa puntata è stata dedicata a quello che è il giocatore che ci piace di più al momento. È il suo compleanno oggi, eh? È il suo compleanno, lo può festeggiare bene perché tutti parlano di lui, ne parlano bene, il Pordenone dovrà trattenerlo dalle lusinghe che arriveranno. E ci mancherebbe altro, no? Perché in Serie D uno che ha questa costanza e questo modo di essere decisivo sulle partite non può non essere appetibile per certe società. Bravo Pinzin e bravo tutta Pinzin. La società, perché hanno fatto una squadra perfetta al momento. Ecco, bravo Pinzin, noi che abbiamo in linea ovviamente proprio Sergio Pinzin, il DS del Pordenone, lo salutiamo, buonasera DS. Buonasera a tutti. Intanto ho toccato ferro, visto quello che ha detto Massimo. È scaramantico di essere il Pordenone. Sì, tutti scaramantici. Ma allora hanno bussato o no a questa benedetta porta per Berzotti? Speriamo di no. Beh,
Beh, speriamo di no, dai, ecco, facciamo così, speriamo di no, dai. Insomma, è chiaro che il ragazzo in questo momento sta facendo bene, è chiaro che tutte le società, parecchie società lo stanno seguendo, però in questo momento il ragazzo lo lasciamo tranquillo, lo lasciamo lavorare, poi quando sarà il momento ci penseremo. Beh, proviamo a tenerlo fino a giugno almeno. Ma ti posso dire una cosa, no? Cioè, quelli che bloccano sicuramente il giocatore, se poi le richieste arrivano, sono richieste importanti, è giusto che il ragazzo vada. In questo momento speriamo che il ragazzo rimanga fino a giugno, però sarebbe un discorso egoistico il nostro, quindi se poi lui merita di andare andrà, lui come altri, quindi non è questo il discorso. Ma per una primavera, o per una prima squadra però, Sergio? Perché per esempio Kautz poi è andato a giocare in primavera, per Berzotti si parla di una prima squadra invece? Ma sai, questa è una valutazione che poi devono fare altri, insomma io credo che comunque il ragazzo abbia margini di miglioramento notevoli, non sia ancora pronto per fare la prima squadra a certi livelli, sicuramente no, però ha delle potenzialità importanti, questo è evidente, insomma, quindi... Ecco direttore, una mia curiosità... In questa maniera qua, con la massima umiltà, è chiaro che poi il giocatore... Una mia curiosità invece, direttore, adesso si farà ancora di più gli scongiuri rispetto a prima, su questo Pordenone primo in classifica rischia di andare a più 5, alle porte in questo momento preciso c'è la Lega Pro, ecco io pensavo alla Lega Pro, allo stadio Bottecchia, alla possibilità per una città come Pordenone, poi l'aveva detto anche il sindaco, di puntare eventualmente anche a una Serie B nei prossimi 5 anni, ecco cosa ci sarebbe da fare poi per puntare a dei campionati del genere a livello di stadio, a livello di strutture? Non dare le multe, no, Sergio. Guarda, tanto, pensiamo a questo momento, ai mesi che abbiamo ancora di fronte prima di arrivare eventualmente in Lega Pro, poi penseremo al resto. È chiaro che sicuramente lo stadio avrà bisogno di lavori, ci saranno delle strutture da fare, qualcosa, però insomma questo poi ci penserà sicuramente il sindaco, ci penserà poi il comune. Insomma. Però in questo momento non è un pensiero nostro, noi dobbiamo pensare ad altri in questo momento. Scusa, però è chiaro che è così insomma, in questo momento. Ringraziamo. Quindi allora, non sta già pensando alla squadra da fare? Okay, non sta già pensando alla squadra da fare, questo non ci crediamo. No, assolutamente, assolutamente. Io sto pensando a Trissino, poi pensiamo al Tamai, poi penseremo a Giorgione, poi penseremo al Marano, poi penseremo a tutta la squadra. Ok. Le sa tutte da qui alla fine, non gliele lasciamo dire tutte perché ci metteremo troppo. Ringraziamo. Anche le date. Okay. Ringraziamo Sergio Pinzin, direttore sportivo del Pordenone. Massimo, ti chiedo un'ultima battuta su San Vitese e Sacilese, le due biancorosse del nostro girone, perché questa San Vitese esce dai playoff, è più tranquilla, è cambiato qualcosa davvero. Ma allora devo dare ragione anche a Francione, però non so se che non è mai una bella cosa, che non è mai perfetto, è vero, perché lui lo aveva detto, ha detto all'inizio stagione, quindi io mi affido, a parte le battute, ad un nostro opinionista competente, giocatore che conoscete benissimo, che è nell'ambiente, che di calcio ne sa, che disse occhio a questa Serie D un po' meno complicata per salvarsi, la San Vitese avrà meno difficoltà, è la verità, è quello che sta accadendo, quindi grazie ad una Serie D un po' cambiata, ma una San Vitese che quest'anno ha una squadra anche più interessante degli ultimi anni, ecco che si può andare fuori dai play-out. Attenzione, Della Bianca continua a far bene in Serie D, in estate si parlava tanto di lui che lo voleva il Cernis Muzzane, al momento, ecco, per quanto riguarda proprio dal punto di vista sportivo, di soddisfazioni agonistiche, ecco, è un Della Bianca che resta per queste squadre in Serie D un grandissimo attaccante. Probabilmente a Charlie Smuzzani avrebbe fatto quello che Bonazzoli ha fatto magari in Serie D, quindi non si sarebbe adattato forse a una categoria come l'Eccellenza. No, non lo so, forse faceva tanti gol secondo me. Faceva tanti gol lo stesso, è un animale da gol anche in Eccellenza. Questo fa gol. Poi dipende che squadra, magari sai, c'è chi dice Della Bianca per un certo tipo di gioco non va bene, io dico che quando ti servono i gol, servono i Della Bianca, punto, e i gol chi li fa ha sempre ragione. E non si discute. La Sacilese, peccato, no? Peccato perché col pareggio in casa ci si aspetta, dalla Sacilese ci si aspetta di essere la seconda bella della Serie D. Quindi, dopo Pordenone e Marano che fanno il viaggio a sé, e noi abbiamo il Pordenone che è la nostra squadra, no? Principale, sotto tra le altre, tra il mucchio delle altre, perché
per vari motivi deve essere la Sacilese. Non dimentichiamoci che la Sacilese disse dopo il parlato arriverà il gioco, più o meno, no? Adesso non sono parole virgolettate precise. Ecco, il concetto era quello. Il concetto era quello. E, però vedete com'è? Siamo a metà tra il gioco e i risultati. Nel momento parlato ha ragione. Non parla e fa punti tanti. E con questa frase significativa di Massimo noi chiudiamo anche comunque questa puntata. Marco, devi dire ancora qualcosa? No, un'ultima cosa, direi puntata importante perché abbiamo capito due cose. Molto su Birtis, perché la telefonata di Nadine, chi vuole capire ha capito, insomma, è molto densa, e che Berzotti non è così facile da trattenere. Quindi nella Serie D nostrana abbiamo, da questa puntata, abbiamo tirato fuori due notizie che credo, confermate poi dai diretti interessati, che non sono niente male. Quindi Berzotti è difficile da trattenere già a dicembre, a quanto esatto. Sembra, già a gennaio, non solo a giugno. Questo si può, poi non c'è la frase precisa, come non c'è la frase precisa di Nadine, però... Ma siamo giornalisti, possiamo capirla questa frase. Si è capito, anche chi non è giornalista lo ha capito, tifosi, appassionati, dilettanti hanno capito. Grazie Massimo, grazie di te. Essere stato con me e noi ci rivediamo martedì prossimo per parlare sempre della nostra cara Serie D.